Se a Ferragosto ci sarà il pesce fresco sulle tavole, dal giorno dopo si cambia. Avviene in Abruzzo infatti il fermo pesca che andrà avanti fino al 29 settembre. Gran parte degli armatori non è d'accordo con questa data e Giacomo Fanesi, docente di discipline nautiche, precisa che la scelta più idonea sarebbe il periodo invernale. Perché in realtà in questo periodo, visto che c'è molta richiesta per quanto riguarda i bagnanti e i ristoratori, è sbagliato che sempre l'Adriatico debba fare per prima il fermo biologico e dopo il Tirreno. Però c'è un'altra cosa da dire: fare il fermo biologico in piena estate, dove ci sono la riproduzione di molti pesci, secondo me poi prendere tutto questo novellame è pure sbagliato. Quindi sarebbe giusto interpellare devo dire, il Ministero e dire di far cambiare un attimo il periodo del fermo proprio per dare la possibilità alla riproduzione dei pesci che si riproducono in questo periodo e farlo nel periodo invernale. C'è da dire un'altra cosa, che molti pescatori vogliono fare le ferie anche loro d'estate. Ecco perché tra di loro ogni tanto c'è un po' di diatriba per questo motivo. Però, secondo il mio punto di vista, sarebbe logico spostare il fermo biologico a più un periodo invernale. Uno stop che incide non solo sulla marineria, alle prese con numerose problematiche, ma anche su tutto l'indotto, ristoranti, pescherie e commercianti. C'è un'altra cosa da dire: gli armatori delle barche grosse preferiscono nel mese in periodo invernale fare pescare, perché? Perché vanno in mare solo loro, le barche piccole stanno a terra ed è conveniente. Ecco perché penso che è difficile armonizzare tutta la flottiglia per fare il fermo biologico prima, per esempio in questo periodo, o nel periodo autunnale, oppure in periodo invernale. Secondo me solo un biologo, magari biologo marino, potrebbe dirci il fermo biologico migliore per quanto riguarda il mare sarebbe questo, e per salvaguardare le specie autoctone nostre. Perché con questo clima che sta aumentando, la temperatura che sta aumentando, vediamo più pesci tropicali che in realtà possono portare anche danni ai nostri pesci autoctoni. Se pensiamo che l'Adriatico ha raggiunto addirittura i 30 gradi, professore. Perciò c'è da pensare tanto. 30 gradi è molto, diciamo che con questa temperatura molti pesci nostri autoctoni fuggono, vanno da un'altra parte, ma questa temperatura richiama molti pesci tropicali. Quindi fra non molto potremmo anche avere un cambiamento di pesci per tutto l'Adriatico. Purtroppo è così, il clima sta cambiando. Noi sì che possiamo fare qualcosa. Ma dobbiamo, come si dice, insieme a livello internazionale fare un progetto per dire salvaguardiamo, che cosa lasciamo ai nostri ragazzi? Quello che è il problema principale.